Andate su Google, perché qui non c'è mai il tempo di approfondire, noi possiamo solo buttarli. Però Maurizio, mettimi una base degli indiani d'America, che vi leggo una cosa. Dai, fammela leggere questa cosa. Oh, tanto quella volta che avevamo letto il passaggio là del quello della tribù dello sciamano era andato dappertutto quella cosa lì. Vabbè, sono questi. Ah, il portale. La campana sudatoria è un rito sciamanico di purificazione dei nativi americani, okay. Un'antica cerimonia comune anche ad altri popoli di diverse culture. Mm-hmm. L'ambiente che si crea nella capanna permette di richiamare l'esperienza intrauterina. Con l'eco anche. Intrauterina. Laddove erano esaudite tutte le nostre istanze, il buio, il vapore, il contatto con la terra, gli elementi naturali, i canti, il ritmo del nostro tamburo sciamanico, l'opportunità di esprimere emozioni e liberarsi di angosce e paure, fa del rito della capanna del sudatorio uno strumento estremamente importante nella vita quotidiana. Okay. I canti, il sacro fuoco, il ritmo della musica tribale e gli spiriti del bosco conducono all'interno della capanna buia e calda a infiniti spazi interiori che ci aiutano a porci in modo più rispettoso e amorevole verso noi stessi. Allora, lo so che voi mi prendete per il culo, io l'ho fatta più volte, l'ho fatta in Messico, lo so che mi le terme, fatti le cane, vabbè, dobbiamo ridere, siamo qua per ridere, però quella cosa lì è veramente fighissima, tu sei dentro nel buio lì con te stesso, tutte le tue paure ti arrivano in faccia, capito? A volte magari anche uno schiaffo di qualcuno si muove e tu sei lì e pensi tuo padre, pensi a tua madre, pensi ai tuoi figli, pensi a te stesso, a te quando eri bambino, capito? E tutte le cose che ci sono fuori da quella capanna, no? Letta, Salvini, la Meloni, Canale 5, Italia 1, il calcio, la figa, le cose, non c'entrano più niente, quella è la distrazione, quello è il ventre e la madre, e fuori c'è il velo di Maya da squarciare. Mi sento un po' Aldo Rock in questo.